Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi. È una grande emozione essere qui al primo evento in persona di Women in 3D Printing, quindi grazie davvero, siete tantissimi, tantissime sono state le iscrizioni sul sito, vuol dire che interessa quello che siamo qui a raccontarvi. Vi racconto giusto due parole sull'associazione. Women in 3D Printing è un'associazione nata in America circa 6 anni fa, proprio con la volontà di diffondere la cultura dell'additive manufacturing a livello internazionale, a livello inclusivo, quindi dove tutti sono i benvenuti e soprattutto voler dare uno spazio alle donne che hanno molto da dire soprattutto sulla nuova tecnologia additiva. E in Italia da circa un anno siamo presenti con, diciamo, un capitolo nazionale, abbiamo avuto dei happy hour, chiamiamoli così, virtuali. Ogni mese ci trovavamo con un gruppo molto numeroso di persone dove due speaker raccontavano la propria esperienza. È stato un percorso molto bello dove abbiamo iniziato a creare una community, la community quindi di Women in 3D Printing, dove, ripeto, tutti sono i benvenuti, quindi non è assolutamente un'associazione da un'unica parte. E oggi siamo qua in presenza e vogliamo un po' raccontarvi e condividere con voi lo spirito di questa associazione. Sono con me qui tre ospiti, tre magnifiche signore, e più tardi avremo in collegamento Tommaso Ghidini, che concluderà questa giornata raccontandoci un po' e portando la sua esperienza e l'importanza che anche lui vede nel Women in 3D Printing. Allora, vi ringrazio e partiamo subito con la nostra prima speaker, perché oggi faremo un percorso, diciamo così, all'interno della stampa 3D. Partiremo da ciò che rimane, diciamo, per terra e cammina, quindi dall'essere umano, passeremo a movimento sempre terrestre, movimento diciamo invece nel cielo, e poi qualcun altro ci porterà nello spazio. Quindi lascio la parola a Nicole Esposito, Vice President Global Marketing e Market Access di Lima Corporate. Benvenuta Nicole, ecco a voi la prima ospite. Bene, grazie mille Valeria, veramente grazie soprattutto per questo invito. Devo anche ringraziare Elisa, una collega della Lima, per aver veramente fatto crescere l'entusiasmo anche all'interno della Lima. Buonasera a tutti, come ha detto Valeria, sono Nicola Esposito, potete già sentire dall'accento che non è proprio, nonostante cognome, 100% italiano l'accento, sono nata e cresciuta in America, ma in Italia da tantissimi anni. E molto fiera anche di essere di origini italiane e vivere e lavorare qui, soprattutto per conoscere queste eccellenze tecnologiche come 3D printing. Io ho un background in realtà non ingegneristica di materiale come tanti di voi, ma io ho un background in biochimica e biologia molecolare con un master anche in biotecnologia. In Lima cosa facciamo? Lima è un'azienda che, ve lo dico prima in inglese, restores the emotion of motion, restituire quell'emozione del movimento. Magari alcuni di voi, magari i vostri parenti, avete avuto una ferita, qualcosa che non potevate più deambulare come prima, e dopo quando si comincia a guarire c'è una sensazione, c'è un'emozione che è più forte di noi. Questo è quello che noi cerchiamo da fare, ovviamente insieme con i chirurghi, con i nostri ingegneri in Lima. Per introdurre ancora meglio l'azienda, possiamo lanciare un piccolo video sulla Lima Corporate. Allora, grazie alla regia che lancia il primo video di Lima.
Bene, grazie. Avete visto quindi Lima, direi un fiore all'occhiello per l'Italia, quindi una società che è incredibilmente cresciuta in questi anni. Magari Nicole ci vuoi dire quanti anni fa è partita Lima? Più di 75 anni fa. E infatti questo è una, veramente una cosa bellissima dell'azienda, perché quella storia dell'azienda era sempre ricercare delle tecnologie innovative. Infatti siamo stati i primi di applicare la manufacturing, additive manufacturing, per le protesi a livello mondiale. Quindi complimenti, un vero orgoglio italiano, e possiamo anche anticipare che è la prima azienda che ha aperto all'interno di un ospedale. Esattamente, e diciamo, noi abbiamo deciso, apriamo la possibilità di stampare le protesi, quindi non soltanto la parte dell'autonomia che riproduce l'autonomia, ma la protesi che richiede un livello di controllo, un livello anche di autorizzazione ministeriale, ma dentro un ospedale. Abbiamo deciso di fare questo all'ospedale, la Hospital for Special Surgery, che è in Manhattan, New York, Upper East Side, quindi noi a tutti gli effetti abbiamo aperto un sede manufatturiera di 3D printing a New York, che non è semplice. Complimenti. In città. Complimenti davvero. Grazie, grazie Nicole di essere qui con noi. Vi presento la seconda ospite, è Paola Carlorosi, Group Quality Manager di Dall'Ara. Salve, buonasera. Sentisi, ok. Salve a tutti. Benvenuta. Grazie Valeria innanzitutto dell'invito, veramente con gran piacere, anche perché erano piacevoli anche gli happy hour serali nel periodo, diciamo, di Covid e di chiusura che c'è stata, quindi era un'apertura verso il mondo e verso la tecnologia. Allora, io sono quality manager per Dall'Ara Automobili e Dall'Ara Group, anche perché facciamo parte di un gruppo. Abbiamo sede in una provincia di Parma, ma in realtà siamo rivolti verso il mondo, perché ogni fine settimana circa 300 telai delle nostre progettati appunto a Parma, sviluppati per lo più appunto in Italia, sono gareggiano in tutti i circuiti del mondo. Quindi diciamo che dalla piccola provincia siamo aperti verso il mondo. E io mi occupo appunto di qualità, seguo i controlli qualità delle sedi italiane e ovviamente mi coordino anche con quello americano, perché abbiamo anche una sede a Indianapolis. Sono un'appassionata del mondo dei controlli, perché il primo incontro è stato durante la tesi di laurea in cui ho avuto modo di poter sperimentare appunto i controlli non distruttivi, gli ultrasuoni in modo particolare, ma poi mi sono avvicinata anche agli altri e man mano ho cercato di portare avanti questa mia passione, incontrando per un breve periodo il mondo dell'aerospace dopo aver fatto un'esperienza in una scuderia di Formula 1, e poi da lungo periodo ormai in Dall'Ara, che infatti è dal 2008 che sono appunto in Dall'Ara, dove ho avuto modo di sviluppare appunto i reparti di controllo, qualità, e quindi di fare anche controlli su queste vetture, che sono veramente per me un fiore all'occhiello dal punto di vista tecnologico, di materiali, dove appunto è molto importante incontrare materiali leggeri, materiali con alte proprietà meccaniche, e appunto riuscire a unire questo in una grande sfida che portiamo avanti ogni giorno. Per presentare l'azienda in cui lavoro, penso che il modo migliore sia farvi vedere un video che trasmette, secondo me, tutta la passione che mettiamo noi nel nostro lavoro. Thank you.
Grazie Paola, okay. Grazie di essere qui con noi. Prego. Ci hai portato in posti bellissimi della nostra Emilia e soprattutto ci hai fatto conoscere un po' di più dall'ARA, quindi sicuramente gli appassionati di motorsport avranno gli occhi luccicanti. Ma non solo voi fate correre le auto. Facciamo correre le auto, poi essendo un mondo molto sfidante, quello appunto di riuscire a unire la sicurezza, perché la nostra missione è quella di costruire le auto più veloci e più sicure al mondo. Quindi ovviamente per noi la sfida è sulla leggerezza della vettura, sulle proprietà e la resistenza meccanica delle nostre vetture, e questo mondo ovviamente si affaccia, questa missione si affaccia molto bene anche su altre ambienti, su altri mercati come quello dell'aerospace, come quello del militare, come anche quello dell'industria automotive, che sempre di più si sta avvicinando al mondo del materiale leggero, proprio per una questione ovviamente di abbattimento dei consumi. Quindi diciamo che abbiamo anche dei settori di business che sono orientati in modo molto importante sul mondo dell'aerospace e del militare, e anche sulle auto di strada. Infatti uno dei nostri fiori all'occhiello è appunto la vettura che è stata progettata e costruita come sfida dell'ottantesimo anno dell'ingegner Dall'ARA, che è il più giovane di tutti noi, perché dall'alto dei suoi 86 anni noi diciamo che è il più giovane di tutti, perché si vuole sempre mettere in gioco e vuole sempre provare un nuovo progetto. Quando aveva compiuto 80 anni ha detto: bene, adesso farò la prima mia macchina stradale, perché ne aveva fatte tante per pista. E quindi è stata sviluppata, progettata e poi commercializzata la Dall'ARA stradale, che appunto è un fiore all'occhiello dal punto di vista di leggerezza, di performance, e appunto la vediamo in giro per strada, come anche la possiamo vedere nei circuiti durante magari un weekend in cui uno si vuole divertire su pista. Bene, bellissimo, grazie Paola. Prego. Adesso vi presento la nostra ospite, la terza ospite, Serena Marzatico, Lead Additive Engineer di Avio Aereo. Benvenuta Serena. Grazie. Ok. Ho la voce un po' così disconnessa perché è veramente una grande emozione essere qui oggi, voglio dire, con Valeria, che è una donna veramente che ho potuto osservare nel suo lavoro ed è fantastica, ma anche con queste altre grandi donne che insomma hanno trasmesso veramente anche una grande passione già solo quando ci siamo incontrate. E grazie a tutti voi che siete oggi qui, perché insomma non è così scontato oggigiorno. Grazie. Sì, io lavoro in Avio Aero, un'azienda che è nata italiana e che adesso invece fa parte del gruppo General Electric, nello specifico del suo portafoglio Aviation. Ovviamente un po' come abbiamo una moltitudine di prodotti, Avio ha più siti in Italia, Avio Aero ha più siti in Italia, quindi spazia dal suo prodotto di Tunta, che sono gearbox, da combustori, repair, ovvero assistenza a motori post volo, turbine, ed è proprio in quest'ottica così a tutto tondo sul mondo aeronautico che abbiamo pensato proprio per alleggerire, come diceva Paola, costi e creare componenti sempre più sfidanti che abbattessero anche i consumi, di inserire la tecnologia additive. E questo non è stato così banale, in quanto nel mondo dell'aviazione la regolamentazione e le certificazioni sono veramente stringenti. Quindi oggi con vanto e con orgoglio posso pensare alla mia azienda come un'azienda che ha voluto credere in questa tecnologia, l'ha portata avanti tanto da avere più di un sito dedicato alla produzione di additive. Non so se è possibile. Sì, siamo alla regia, può mandare il video? Grazie.
bellissimo video, veramente carico, direi che ci ha trasmesso un'energia molto positiva, ma soprattutto a me ha colpito la frase "We print the future of flight", quindi un messaggio molto bello, vero Serena? Voi come lo vivete quindi questo futuro? Beh, appunto come ho detto abbiamo, nel video si sono viste, no, tutte le sfaccettature, perché c'è stata una parte che è dedicata proprio al Turing Additive Lab, che è dove lavoro io nello specifico, e quindi è un po' la parte, quella che se vogliamo pionieristica dell'azienda, dove cerchiamo veramente, secondo me lì siamo proprio nel futuro. Poi abbiamo due stabilimenti, uno a Brindisi e uno a Cameri, dove effettivamente si fanno parti che saranno destinate alla produzione e quindi sono realtà vere e proprie. E poi abbiamo un'altra parte, sempre verso Brindisi, sul repair proprio. C'era qualche immagine interessante per qualcuno che magari è riuscito a coglierla. E quindi secondo me è un po' il futuro, nel senso che siamo riusciti a unire quello che era una storia consolidata, anche il repair se vogliamo è un tipo di ambito solitamente molto, come dire, ha delle tecnologie molto consolidate, ha tutto un iter che difficilmente viene poi così innovato, perché solitamente la parte dell'innovazione è nel design, è nei nuovi prodotti, e invece abbiamo portato anche lì questa tecnologia, abbiamo portato questa tecnologia nella produzione, quindi nel presente, e poi portiamo questa tecnologia anche effettivamente sempre più avanti in collaborazione anche con le università, il Politecnico di Torino e il Politecnico di Milano nel nostro laboratorio. E sì, io la vivo diciamo con amore e con passione proprio secondo me in quest'ottica. Mi piace pensare che sto costruendo qualcosa di nuovo. È vero, e soprattutto hai detto tu bene, produzione, qui abbiamo proprio, voi siete buonissimi esempi di aziende che hanno adottato l'additive manufacturing proprio come una tecnologia di produzione. Ma per arrivare a questo vorrei capire, soprattutto con Nicole, il mondo medicale, quindi dove la normativa è sicuramente molto complessa, perché parliamo di oggetti impiantati nel corpo umano, come si fa, come ci siete arrivati? È parecchio interessante, soprattutto usando 3D printing nel mondo medicale, perché quando abbiamo iniziato non c'erano le normative, non c'erano le modalità di fare i controlli, quindi essendo che Lima, che ha avuto un passato anche nell'automotive, anche nell'area spaziale, abbiamo potuto fare quello che conosciamo, quindi usare delle tecnologie e delle metodologie delle altre industrie che ci ha permesso in realtà poi di costruire quello che sono ad oggi le basi per i controlli. Giusto un paio di anni fa noi è stata richiesta da noi a fare un training all'FDA per la Additive Manufacturing and Orthopedic Group all'interno dell'FDA per questa lunghissima esperienza. Grazie, quindi voi direi siete veramente un bel simbolo, perché avete creduto nella tecnologia prima ancora che ci fosse la normativa e la possibilità poi di applicarlo, quindi davvero complimenti. Ma oltre appunto alla particolarità della normativa, della certificazione, parliamo del tema dei controlli, dove Paola è la nostra esperta, perché quanto sono importanti i controlli per anche validare le nuove tecnologie? Allora, come detto, noi cerchiamo sempre i materiali più possibili leggeri, più possibili performanti, quindi l'additive ovviamente è una di queste tecnologie che sfruttiamo, come anche i materiali compositi. Quello che sto facendo col mio gruppo di collaboratori appunto che lavorano con me è quello di costruire uno skill di personale che sia formato sia dal punto di vista metrologico che dal punto di vista dei controlli non distruttivi. Ovviamente noi siamo partiti da quello che era fino a 10 anni fa l'evoluzione pionieristica dei materiali, che erano i materiali compositi, e quindi tutto il mondo dei controlli non distruttivi relativi a questi tipi di materiali, quindi parliamo di ultrasuoni, eventualmente parliamo di liquidi penetranti, di magnetoscopia, e allo stesso tempo, parallelamente, abbiamo sviluppato sulle stesse persone, con le stesse persone, anche competenze metrologiche. E siamo partiti in questo percorso, abbiamo incontrato appunto l'additive manufacturing,
e allo stesso tempo ci piace sognare, cercare di integrare le tecnologie per noi note, quindi sia quelle dei controlli ultrasuoni, quelle metrologiche, con dei sistemi che siano il più possibile integrati, che stiamo anche sviluppando appunto con alcuni di queste case madri che ci aiutano, che ci supportano nella nostra attività, vedendo anche, guardando anche l'additive manufacturing. Quindi stiamo unendo per esempio il mondo dell'automazione degli ultrasuoni anche con la metrologia, cercando dei software che parlino con entrambi i sistemi e che guardino al materiale composito, cosa che per noi è pane quotidiano, ma anche all'additive manufacturing, che per esempio ci è venuto a supporto laddove ci servivano dei materiali alleggeriti o dove ci serviva delle strutture passive di sicurezza che prima magari venivano pensate in modo diverso, magari fresate dal pieno oppure saldate, e poi appunto quando è arrivato il momento invece abbiamo scoperto l'additive. E anche in questo caso stiamo cercando di integrare i controlli il più possibile, unendo mondo metrologico e non distruttivi. Quindi davvero dalla combinazione di più mondi, come dici tu, adesso state creando qualcosa di nuovo, quindi proprio bellissimo, complimenti anche per questo. Ma per creare chiederei a Serena come si fa, che formazione serve, che skill servono per creare qualcosa di nuovo dalla combinazione di tecnologie. Allora, diciamo così che quando io ho incominciato il mio percorso di studi, forse l'additive non era poi così diffuso e non c'erano neanche dei corsi di studi specifici in merito. Dunque io ho una formazione da ingegnere meccanico e amavo moltissimo le turbomacchine ed è così che sono arrivata, diciamo, in avio aero. Ho iniziato sulle turbomacchine e lì, diciamo, è famoso il fatto che abbiamo le prime pale stampate in 3D montate su un motore, quindi sono entrata, era proprio il motore sul quale sono entrata come designer e sono entrata in contatto con questo mondo. E, non so, è difficile anche non lasciarsene affascinare, io credo, già soltanto nel, diciamo, quando lo vedi in azione. E il mio percorso quindi è stato più un percorso all'interno dell'azienda che attraverso la conoscenza tecnica sia del design che pian piano quella che mi sono costruita sulla tecnologia additive è riuscita a portarmi a dirigere un team dedicato nello specifico alla tecnologia powder bed ABM. E ad oggi però anche molti dei miei colleghi, anche molti dei ragazzi che fanno parte del nostro team stesso possono affrontare dei percorsi di laurea che hanno già dei corsi specifici orientati all'additive manufacturing. E una cosa molto bella che comunque spesso è anche sponsorizzata dalle aziende stesse, in avio ci sono dei ragazzi che hanno potuto, diciamo, beneficiare di questa esperienza. Adesso ci sono anche dei corsi master, sicuramente per esempio presso il Politecnico di Torino, che permettono di uscire con una preparazione già molto forte, molto orientata a questo mondo, che effettivamente richiede comunque un modo di pensare o di ripensare lievemente, diciamo, diverso da quello che può essere il classico insegnamento che abbiamo ricevuto istituzionalmente tramite le nostre università. E quindi questo porta anche, secondo me, una cosa molto bella, che è un ambiente anche molto giovane, perché spesso sono questi ragazzi che hanno delle bellissime idee, proprio perché oggigiorno sempre più, almeno all'interno della nostra azienda, si integra la figura del progettista con un manufacturing engineer di tipo additive, perché è difficile che siano due cose totalmente scollegate come poteva avvenire nella produzione classica, e di conseguenza è facile che una persona magari che è appena uscita dai suoi studi possa avere una mente un pochino meno vincolata, diciamo, rispetto a quelle che sono le progettazioni, i metodi di progettare pregressi, ed abbia veramente delle belle idee. Quindi questo porta grande creatività, porta un team giovane, e quello che mi sento di dire comunque è che la formazione è importante,
perché ci sono dei tool specifici, perché bisogna avere delle conoscenze fisiche e dei materiali importanti, ma la cosa veramente più grande è la passione ed il percorso, perché attraverso quello, diciamo, si può comunque sicuramente accedere a questo mondo se lo si vuole. Ci sono tantissimi contributi da parte di tantissime figure, siamo figure totalmente diverse tra di noi eppure lavoriamo tutte nello stesso ambito. E invece da voi, Nicole, come si combina lo studio, diciamo, della medicina con la tecnologia? Beh, domanda molto, molto importante, perché ovviamente c'è tutta la parte biologica, da quello che succede quando c'è un impianto messo in sede, e poi c'è tutto lo studio dietro le proprietà meccaniche che un impianto ha bisogno di avere per essere poi impiantato e sorreggere il peso o sorreggere dei carichi di torsione semplicemente. E qui è un discorso di lavorare insieme, collaborare di diverse figure di persone, insieme anche ai nostri chirurghi, che non possiamo mai dimenticare il chirurgo, possiamo avere l'impianto più bello al mondo, però alla fine è il chirurgo che poi bisognerà effettuare l'intervento. Quindi collaborazione, spirito di team è fortissimo, il confronto tra persone di diversi background, come Serena ha appena parlato, usando poi varie tecnologie, varie idee, tutte messe insieme, per poi produrre il migliore impianto per il paziente. Grazie, e appunto proprio di collaborazione vorrei parlare con Paola, perché Dall'Ara è un nome veramente associato anche alla grande attenzione agli uomini, al vostro team. Come si vive in Dall'Ara? È fondamentale per noi la collaborazione e la fluidità della comunicazione che deve avvenire fra di noi, perché ovviamente per noi i tempi sono sempre molto stretti. Cioè, se quando entrate in Dall'Ara vedete sempre delle persone correre, perché noi corriamo dalla mattina alla sera, quindi non possiamo assolutamente permetterci ovviamente una struttura che non è fluida, che non è veloce dalla progettazione fino alla realizzazione dei componenti. Per esempio, una delle attività che si fa subito con i ragazzi che arrivano da noi in progettazione è metterli a fianco a una fresa, metterli a fianco a una stampante, metterli in laminazione, quindi fargli vedere subito il prodotto finale, perché per noi è fondamentale che capiscano quanto è importante l'aspetto costi, l'aspetto materiali, l'aspetto performance, e probabilmente la forma, ovviamente Mentis che abbiamo dall'università, quindi il metodo che abbiamo, va unito poi con un po' di pragmatismo e quindi di riuscire a immaginare subito dallo schermo del PC quale deve essere il prodotto finale e tutto il percorso che serve dal punto di vista realizzativo. Quindi è normale che se venite vedete personale che corre continuamente e allo stesso tempo vedete anche tante figure giovani a fianco ad altri operatori, magari con esperienza, che vedono proprio come si realizzano le cose. Sì, e io direi da questo mondo, quindi appunto molto intenso, molto tecnico, come invece si concilia l'aspetto sostenibile? E questo lo chiederei proprio a Serena, perché sempre anche dal video era apparsa, no, questa parola, la sostenibilità, come la vivete voi? Sicuramente. Beh, nell'ambito aeronautico è sempre più anche una richiesta da parte, diciamo, di tutte le normative che entrano in vigore anno dopo anno. E secondo me ovviamente è anche giusto che sia così, in un mondo che deve prestare sempre più attenzione e consapevolezza al fatto che l'intervento dell'uomo può avere comunque un significativo impatto sulla natura e sul mondo che viviamo. Dunque, chiaramente la tecnologia additive apre in questo senso un enorme capitolo, in quanto già per se stessa, chiamandosi additive, lavoriamo per addizione e non per sottrazione di materiale. Dunque vai a impiegare praticamente soltanto, visto che comunque a volte ci possono essere delle lavorazioni successive, sarebbe errato, però per la maggior parte soltanto materiale che poi effettivamente sarà parte del componente. Inoltre permette di creare componenti che, come diceva anche prima Paola, magari con lavorazioni tradizionali non era possibile realizzare per problematiche, per esempio, da parte delle macchine utensili di raggiungere quella determinata posizione, e quindi di creare
oggetti totalmente, parti totalmente ripensate, nuove, proprio perché non hanno più il vincolo di una lavorazione meccanica tradizionale, e alle volte la cosa positiva è che siano anche diciamo integrate tra loro, non dobbiamo più avere più componenti che devono essere assemblati insieme. Questo riduce ovviamente peso, riduce tolleranze e permette quindi anche delle, nel mio caso, una motoristica molto più performante. E naturalmente una motoristica più performante consente anche di ridurre i consumi. Quindi diciamo è a tutto tondo in questa tecnologia, che parte già in maniera additiva e che poi si ripercuote sul prodotto finale dove noi la applichiamo. E direi che questo è sostanzialmente la parte più green che vedo. Ovviamente nel caso delle pale, per esempio, che le abbiamo viste nel nostro filmato, e è la cosa veramente divertente, se vogliamo, è che il motore ha più stadi. Se noi prendiamo in mano una pala degli ultimi stadi, quindi una pala molto grande in additive, e una pala invece che appartiene a uno stadio diciamo inferiore, quindi solitamente un pochino più bassa, i due componenti diciamo possono essere paragonati tra loro in termini di peso, quindi è diciamo simpatico anche questa concreta possibilità di vederlo nel quotidiano per quanto mi riguarda. Grazie. E invece chiederei sul corpo umano, la parte sostenibile, cosa significa per voi Lima? Beh, sicuramente, come anche Serena diceva, è fatto che sulla parte di additive è quello da aggiungere. Tutti i polveri comunque vengono anche quelli riciclati in un modo o l'altro. Noi abbiamo anche tantissime macchine in cui dobbiamo ancora fare la sottrazione del materiale, e anche questo è un materiale che è assolutamente trattato in maniera sostenibile, quindi riciclato tutto quello che noi possiamo riciclare. Possiamo anche dire che oltre al pannello solare, oltre a tutti i trattamenti anche delle acque che abbiamo, puntiamo molto a livello del greenhouse gas, quindi siamo al 50% sotto la soglia di quello che è richiesto dalle normative, quindi facciamo veramente di tutto a livello nostro stabile per rientrare e anche da questa attenzione non soltanto a pezzi impiantati nei corpi umani, ma anche dove viviamo intorno. Splendido, veramente, complimenti, perché sempre di più appunto la sostenibilità diventa importante, ma deve essere poi concretizzata, sia sì, nella produzione ma anche negli ambienti in cui viviamo. E invece dall'Ara come la vivete? Allora, noi siamo vicini a vari aspetti appunto per quanto riguarda la sostenibilità. Una sicuramente quella che ho detto prima, quindi la leggerezza che va sicuramente a creare un bilancio energetico favorevole per quanto riguarda i consumi anche sulle vetture stradali, quindi diciamo che il mondo racing è sempre un po' il palcoscenico di quelli che sono i materiali che poi saranno nel futuro anche nel mercato automobilistico. E allo stesso tempo, oramai da parecchi anni, siamo vicini ad esempio a quella che è il mondo dell'elettrico, in quanto noi produciamo uno dei telai che appunto gareggia nella Formula Elettrica, che è il primo campionato racing per questo tipo di motori. Facciamo la parte telaistica e anche lì ci siamo affacciati diciamo a conoscere questo ambiente con tutti i suoi limiti e con tutti i suoi pregi, e per noi è un'esperienza interessante. Come è stata per esempio interessante vedere come man mano si stanno rimpicciolendo pian pianino il corpo batteria per esempio di queste vetture, e allo stesso tempo rendendo molto più lunga anche la carica appunto della vettura durante una gara. Quindi nel corso degli anni abbiamo visto il ridimensionamento di questi corpi elettrici e l'aumento della longevità appunto della macchina durante la gara. Sono aspetti interessanti, sono aspetti che incontrano a volte dei problemi. C'è da fare sempre una riflessione molto importante che riguarda il ciclo di vita del prodotto, perché a volte non sempre si fa un bilancio energetico, a volte si ragiona sul consumo vero e proprio. In realtà dobbiamo fare molta attenzione a questi aspetti, perché c'è un bilancio energetico che parte dalla creazione, dalla realizzazione di questi prodotti anche elettrici,
fino ad arrivare allo smaltimento di questi prodotti, per cui è importante cercare sempre per noi di ragionare su quello che è il bilancio energetico di sostenibilità di tutto il ciclo di vita del prodotto. Sicuramente questo non ci sarà una cosa che è in assoluto la migliore, in assoluto la peggiore, però ci sono degli aspetti su cui ci facciamo delle domande, ci poniamo dei quesiti e ovviamente la risposta è sempre nel mezzo, quindi cerchiamo la leggerezza e cerchiamo l'impatto ambientale migliore e minore possibile. Grazie, davvero, ripeto, siete di grande ispirazione. Approfitterei, visto che abbiamo ancora qualche minuto, se dal pubblico c'è qualche domanda, perché sono sicura che i temi sono stati trattati e sono tutti molto interessanti. C'è qualche commento, qualche curiosità che volete chiedere alle nostre speakers? Volevo semplicemente dire che sono state talmente esaustive e le ringrazio per questo, perché effettivamente hanno aperto un mondo che è difficile fare delle domande ulteriori, perché in effetti ragionavo proprio mentre parlavano che avete un po' raccontato tutti quelli che sono gli aspetti dell'additive e di quelle che sono, diciamo, anche le applicazioni ad alta tecnologia. Quindi più che una domanda volevo semplicemente rivolgere un ringraziamento a tutte quante. Grazie. Grazie Cinzia. No, sicuramente uno degli obiettivi di questa giornata è dare un po' di ispirazione e condividere le proprie esperienze. No, questa è proprio la volontà dell'associazione, creare una comunità in cui si condividono le idee, le esperienze e ci si dà un po' un aiuto uno con l'altro. Io posso fare delle domande? Certo. Molto chiuso, nonostante che ci siamo parlati tante volte, mi incuriosisce il tempo di sviluppo. Quando voi partite da un progetto, cos'è il vostro tempo di sviluppo prima che arriva sul mercato? Allora, parto io e ti dico che inizialmente, quando sono ormai 13-14 anni fa, sono entrata in questo mondo, il tempo di sviluppo era come fare un figlio, quindi 9 mesi. Si è ridotto molto il tempo di sviluppo, perché oramai le esigenze aumentano, la performance poi ovviamente aumenta, quindi le richieste dei clienti spesso sono molto, molto ambiziose, ovviamente i costi sempre sott'occhio con la lente di ingrandimento, e ovviamente anche grazie alle simulazioni, al fatto che tanti calcoli che prima magari dovevano essere sperimentati a banco o appunto fatti proprio in via sperimentale, è possibile virtualizzarli, quindi anticipare quelli che sono i tempi di sviluppo sperimentale con della virtualizzazione, siamo riusciti a ridurre molto. Oramai diciamo che almeno un 30% d'abbattimento c'è sul tempo di sviluppo, e questo è grazie appunto a tutto quello che è il supporto informatico che c'è, insomma, ormai. Molto interessante, molto. Nel mondo aeronautico è un pochino più complicata la faccenda, nel senso che comunque lo sviluppo di un motore effettivamente richiede dal concept alla vera e propria industrializzazione, realizzazione, vendita, messa, diciamo, proprio in opera, comprende anni, veramente anni, e anche se anche nel nostro mondo si sono ridotti veramente tanto i tempi. Una volta ci si mettevano per tutto l'iter anche solo dell'ingegneria, ci potevano volere dai 5 ai 10 anni, adesso invece si riduce tantissimo questo momento. Dobbiamo pensare a un'ingegnerizzazione comunque di un motore o comunque di una componente del motore, quindi non di singoli appunto parti. E naturalmente quello che noi diciamo solitamente, perché dico che sia anche complicato comprendere quale sia il vero tempo di sviluppo, perché per arrivare comunque preparati a un appuntamento, in quanto solitamente quando introduci una tecnologia su un motore, quel motore poi sarà soggetto a test, certificazioni, e tu in quelle fasi lì non puoi comunque permetterti di fallire, perché questo iter nell'ambito aeronautico a sua volta richiede anche 2 anni, anche 3, di conseguenza non si può semplicemente provare, ritornare indietro e poi continuare per la propria strada. Quindi quello che costantemente fa la mia azienda, ma penso anche ormai tante altre aziende in quest'ambito, è lavorare
diciamo al side rispetto ai progetti, diciamo, che sono in sviluppo, sulle nuove tecnologie, su nuove idee, su nuovi prodotti, e quando il livello di maturazione tecnologica è tale da poter essere ragionevolmente confidenti, li si introduce nel progetto, diciamo, entrante. Quindi ecco, bisogna vedere se come tempi di sviluppo intendiamo dall'idea alla creazione, oppure semplicemente dalla messa in opera nel design al test in volo. E da voi? Ma infatti mi consola, cioè, anzi, forse non consola, però sono contenta di sentire che in altri ambienti voi siete riuscendo a ridurre. Né noi, purtroppo non è così. Nell'ambiente medicale i tempi si stanno allungando sempre di più, non dovuto alla tecnologia in sé, ma dovuto alla parte regolatoria, quindi richiede anni e anni. C'è una nuova regolamentazione che è in atto da quest'anno in Europa, che va a veramente allungare i tempi di tutto. Quindi, cioè, è bello da sentire, e poi dico, peccato che non è così, ma capendo anche la parte di prima di introdurre la tecnologia. Infatti il nostro gruppo di innovazione è proprio quello che riescono a studiare più liberamente la tecnologia, e poi si spera. Noi abbiamo solo quel piccolo vincolo regolatorio. Bene, bene, davvero, direi che abbiamo toccato tantissimi ambiti, tanti aspetti sicuramente positivi, qualche difficoltà, come dicevamo adesso, la normativa, ma sicuramente l'entusiasmo e la passione che emerge da queste signore, e direi dalla maggior parte delle persone che lavorano nel mondo della stampa 3D. Secondo me è veramente una tecnologia che porta grande passione, grande interesse, qualcosa di nuovo, no, che si sta creando un po' tutti insieme, e tutti insieme ci si dà anche una mano. Quindi davvero grazie alle nostre ospiti. Grazie a voi. Grazie a voi. E adesso ho il piacere di introdurvi il nostro ospite speciale, che purtroppo non può essere qui con noi in presenza, ma lo avremo in connessione. È Tommaso Ghidini, il responsabile del European Space Agency, quindi di ESA, per la parte meccanismi e materiali. Eccolo qui. Ciao Tommaso, benvenuto. Buon pomeriggio a tutti, grazie per avermi invitato, Valeria. Sono felicissimo di essere qua con voi, un onore. Grazie, guarda, è un veramente piacere anche per noi, anche perché ci porti con la tua presenza veramente un'esperienza incredibile, ma soprattutto adesso ci porti nello spazio e nel futuro. Spero di riuscirci. Dovreste abilitarmi a fare lo share del mio screen, per favore? E Valeria, se mi puoi confermare che vedi la presentazione appena arriva, così sono... Certo, adesso a posto. Vediamo. Intanto ti anticipo, Tommaso, noi abbiamo trattato alcuni temi sull'additive manufacturing, in particolare diciamo il movimento all'interno del corpo, quindi dove l'additive entra nella parte ortopedica, nelle automobili da corsa, quindi siamo andati veloci con la Dallara, e poi abbiamo volato insieme ad Avio Ario. Adesso tu, ripeto, ci porterai nel futuro. Speriamo. ho seguito parte della discussione. Intanto vorrei scusarmi per non essere lì con voi, avrei naturalmente preferito essere lì, purtroppo io sono a Roma, mi trovo per un management meeting che non potevo per nessun motivo delegare, quindi ho dovuto arrangiarmi virtualmente, però col cuore sono lì con voi. Nel frattempo provo a fare lo share del mio screen, che però non vedo perché non funziona. Funzionava prima. Vediamo se dalla regia... Loro sono a posto, loro hanno abilitato la condivisione. Allora datemi un minuto, provo di nuovo. Non capisco come mai. Mi date ancora un momento, provo a riconnettermi, un secondo solo. Va bene, ti aspettiamo Tommaso. Intanto appunto, come vi dicevo, Tommaso è stato invitato anche grazie al comitato tecnico che ha supportato la realizzazione di questo evento. Ho qui con me le mie grandissime collaboratrici che intanto vi presento, sono Cinzia Miglioli di Energy Group, Elena Paglieri di Promix,
Ilaria Ardizzoia di 3NTR, Elisa Salatini di Lima Corporate. Quindi grazie a loro, perché ripeto, in questi mesi di intenso lavoro siamo riusciti veramente a realizzare qualcosa di eccezionale, cioè portare qui queste nostre ospiti, ma portare tutti voi ad ascoltare quindi in presenza la testimonianza. E siete ovviamente invitati a seguire ancora Women 3D Printing, perché da ottobre riprenderemo con gli appuntamenti virtuali. Il primo sarà il 20 di ottobre con 2 speakers, e poi ogni mese ci sarà occasione. Quindi partecipare all'associazione è assolutamente gratuito. Basta appunto mandare la propria adesione, il proprio email, e sarete inseriti nella newsletter. Noi abbiamo uno piccolo stand dietro dove c'è il bar, quindi se volete passare a lasciare il vostro nominativo, nel caso non siete già, diciamo, nelle liste di invio, siete assolutamente tutti benvenuti. Ripeto, sia i signori che le signore, proprio perché lo spirito dell'associazione è creare una comunità per condividere le esperienze, ispirarsi un po' a vicenda e farsi forza. Poi ovviamente c'è l'aspetto bello anche di fare 4 chiacchiere e scoprire tante novità che veramente questo mondo ci riserva. Allora, grazie ancora al mio comitato, grazie signore. Grazie. Valeria, riuscite a vedere il mio schermo? Perfetto, adesso lo vediamo, non sei però in presentazione. Provo a metterlo in presentazione. Sì. È in presentazione? No, però vediamo la slide, quindi se vuoi andare avanti lo stesso. Io direi di cominciare così. Certo, bene, vai Tommaso. Allora, scusatemi per questi piccoli problemi tecnici, ancora una volta sono felicissimo di essere con voi e grazie davvero per avermi invitato, mi onorate. Allora, quello di cui vi vorrei parlare oggi è, innanzitutto comincio con l'idea dell'additive manufacturing per lo spazio. Prima di partire con il perché l'additive per lo spazio, vorrei caratterizzare l'ambiente spaziale. Direi che lo spazio è probabilmente l'ambiente più ostile, uno degli ambienti operativamente più ostili nei quali l'uomo ha deciso di operare da un punto di vista dei materiali e delle strutture. L'ambiente spaziale in realtà comincia da Terra, da quando cominciamo a produrre i nostri oggetti, da quando cominciamo a produrre le nostre strutture, l'assemblaggio, il workmanship, uno storage inappropriato, sono tutti aspetti, e soprattutto il qualification testing, o il trasporto, sono tutti aspetti che cominciano a danneggiare i nostri materiali, le nostre strutture da Terra. Poi non parliamo del lancio, il lancio impone fortissime vibrazioni, grande ambiente acustico estremamente demanding, vibrazioni, come dicevo, shock ad altissima frequenza e ad altissima accelerazione, poi sia nello spazio. Nello spazio magicamente la gravità svanisce, quindi i carichi svaniscono, ma ci sono altri carichi. Thermal cycling, ruotiamo attorno alla Terra o andiamo vicino a pianeti molto caldi o molto freddi, per non parlare poi del quando entriamo dentro i pianeti per fare attività di ricerca sulla superficie del pianeta. A quel punto l'ambiente del pianeta diventa dominante, naturalmente, ma poi ci sono molti altri aspetti, radiazioni, ossigeno atomico, insomma è un ambiente estremamente ostile per i materiali e le strutture. Se ora pensiamo poi alla supply chain con la quale noi cerchiamo di realizzare queste missioni, ci accorgiamo che ci sono ulteriori requisiti molto stringenti. Prima di tutto abbiamo un onnipresente requisito che per il racing, l'aviazione, è esattamente applicabile come per noi, che è: dobbiamo avere piccoli volumi e piccola massa. Questo è un requisito, è la Bibbia dei nostri requisiti. Dobbiamo garantire altissime performance e altissima affidabilità con praticamente nessuna opzione di repair o di maintenance, perché i nostri oggetti, una volta lanciati, non sono quasi più accessibili, a parte quelli della Stazione Spaziale Internazionale. Abbiamo strutture e parti estremamente piccole, estremamente difficili da realizzare, e in più abbiamo una produzione in piccola serie, quindi non possiamo competere con i volumi, ad esempio, dell'aviazione o dell'automotive, quindi la nostra voce non viene sentita così tanto. Perciò se chiediamo una lega sviluppata specificamente per lo spazio, è difficile che venga ascoltata. In più abbiamo un limitato accesso a processi di manifattura che devono essere estremamente sofisticati per garantirci tutto quello di cui ho parlato, e questa già difficile supply chain viene ulteriormente ridotta da REACH e ROS regulations, che per carità sono
più che legittime, ma che naturalmente rendono ancora più difficile questo, diciamo così, scenario già piuttosto complesso. Ecco allora che l'additive manufacturing risponde molto bene a tutto quello di cui ho parlato ora, perché è molto ben, diciamo così, indicato per le applicazioni spaziali. Ci permette di realizzare serie di non troppa larga scala, diciamo così, quindi di piccola scala, come serve a noi, ma allo stesso tempo ci permette di realizzare geometrie estremamente complesse. Possiamo applicarlo ad una grande varietà di materiali, non soltanto polimerici, metallici, ceramici, ma anche addirittura umani, quindi cellule umane, e anche il cibo per gli astronauti. Quindi ci permette praticamente tutto lo spettro delle applicazioni spaziali. Ha dimensioni, le dimensioni che possiamo coprire, come ben sapete, parlo a degli esperti, quindi mi perdonerete se a volte sottolineo un po' l'ovvio, però possono andare da parti molto piccole anche a parti di diversi metri. E soprattutto ci permette di raggiungere, ricordate il requisito fondamentale, che ci permette di ridurre il peso di 40%, 90% addirittura, e ridurre il tempo di produzione. Possiamo sopprimere gli assembly e i controls, quindi sentivo parlare prima, pare Avio diceva proprio questo, cioè riusciamo a ridurre il numero di parti e quindi il rischio di rottura in assemblaggio e quindi anche la riduzione degli NDI delle parti assemblate. È environmentally friendly e può essere usato in orbita e on planet. Quindi diciamo, per noi sarebbe l'Holy Grail, tanto è vero che qualche tempo fa io ero... veramente ricevevo visite continue da super, forse cosiddetti super esperti di additive manufacturing che facevano la cosa estremamente facile. Chi aveva una macchina in garage si presentava a noi come il super esperto in additive manufacturing, come se tutto questo fosse molto facile. Allora, noi sappiamo bene che non lo è. E quindi da subito io mi sono un po' preoccupato di questa sorta di mushrooming effect, cioè dappertutto esperti che spuntavano presentandosi come grandi additive manufacturer. Perciò abbiamo detto non possiamo, la tecnologia è troppo importante per bruciarla, non possiamo investire così a caso, dobbiamo coordinare. Perciò l'ESA, in particolare la mia divisione, ha preso la leadership in quella che noi chiamiamo Harmonization Roadmap, cioè una tecnologia strategica come l'additive, l'ESA si prende cura di armonizzarla in modo da poi definire una strategia condivisa a livello europeo e investire le nostre risorse in maniera il più possibile efficace. Quali erano le sfide che mi preoccupavano a quel tempo? Beh, le vedete qua, prima di tutto la dimensional challenges, cioè noi dovevamo coprire parti piccole e parti anche molto grandi, le design challenges, cioè non c'erano a quel tempo e ancora adesso forse piuttosto difficoltoso avere software tools che permettessero intanto di collegare la parte design alla parte manufacturing e viceversa. Mancavano le design guidelines, in più c'erano materials challenges, non solo da un punto di vista della qualità delle polveri. Scusa Tommaso, scusa un secondo, forse noi non vediamo le slide che tu stai mostrando. Dispiace, io sono alla slide numero, aspettate, 3. Ecco, ok, adesso la vediamo. Questo... Sì. Ah, d'accordo, allora se non vi dispiace rimango in questo modo, è troppo complesso altrimenti. Sì. Non vi siete persi niente, ve le faccio vedere molto rapidamente, era solo così, bullet points, quindi ve le ho detti io. Da adesso in poi però è bello se vedete anche le immagini. Perciò Valeria, la powder control, quindi powder quality, non soltanto dal punto di vista della powder, ma anche del supply chain delle polveri, quindi anche avere un controllo sui manufacturers delle polveri, che sapessero che stavano producendo polveri per l'additive e non per di qualità, che quindi la stabilità del manufacturing, il pre e in processing, ma anche in situ process monitoring, il pre, in and post processing, quindi tutto ciò che avviene sia prima della lavorazione additive che durante, ma anche dopo, molto importante, surface engineering, post treatment, eccetera. E poi naturalmente per noi fondamentale tutta la parte di qualification e verification, come qualifichiamo, come verifichiamo una parte costruita in additive, nei vari materiali, in tutte le forme che l'additive
ci permetteva di realizzare, e poi le standardization. Quando abbiamo cominciato, gli standard per l'ADT specifici, per non parlare di quelli spaziali, mancavano. Ecco allora che abbiamo creato questa harmonization roadmap, by the way è available per tutti voi, per tutti gli stati membri dell'ESA gratuitamente, e qui già abbiamo capito quanto l'ADT fosse importante per lo spazio. Pensate, quando noi facciamo una roadmap, un harmonization roadmap, normalmente abbiamo contributi, riceviamo contributi da in Europa, nei 23 stati membri dell'ESA, riceviamo contributi da dai 60 agli 80 esperti, cioè noi definiamo una strategia con questi esperti, poi la ridistribuiamo agli esperti che sono riconosciuti di centri di ricerca, università, grandi industrie, piccole e medie imprese, e questi poi ridanno un loro feedback in modo che questa roadmap diventi veramente la voce d'Europa. Ricordate, 80 massimo esperti normalmente. Bene, alla roadmap per l'additive manufacturing hanno partecipato 700 esperti. Questo vi dice quanto l'additive fosse dinamico e recepito. 390 compagnie, aziende rappresentate, veramente possiamo dire è stata la voce d'Europa. Questa roadmap, la tecnologia è così rapida, normalmente noi le roadmap strategiche le adattiamo, o meglio le aggiorniamo ufficialmente ogni 5-6 anni. Per l'additive ho chiesto specificatamente che venisse rinnovata, quindi aggiornata ogni 2 anni, perché ritengo la tecnologia estremamente rapida. E come vedete tutte le challenges di cui parlavamo prima, il design, material supply, processing, post-processing, qualification, standardization, sono state coperte da questa roadmap. Ci hanno dato le linee guida sul dove investire i soldi, quale attività tecnologiche fare per arrivare all'aim fondamentale, che è l'aim A, e cioè avere parti di satellite o di razzi realizzate in additive in maniera safe. Abbiamo cominciato quindi, vi do soltanto qualche esempio, giusto per darvi un'idea di quanto l'additive per noi sia enabling nello spazio. Prima di tutto per la propulsione. L'additive ci permette di realizzare iniettori con canali embedded che altrimenti non potremmo fare. So che Valeria è molto sensibile a questa disciplina, perché è quello che realizza lei così bene. Ci permette di includere funzionalità, un nozzle, che è la parte finale di un motore a razzo, è normalmente realizzato in forma conica, però la sua funzione è non solo di realizzare la propulsione, ma anche quella di dissipare calore. Quindi con l'additive riusciamo non solo a fare la funzione propulsiva, ma anche a costruire radiatori embedded, quindi a funzionalizzare le nostre parti, in particolare per la propulsione, e fare radiatori direttamente sulla parte del cono, che non era mai stato fatto prima, quindi ci permette di aumentare la performance termica. In più, ed è stato detto, contiene dalle 270 alle 280 parti. Grazie all'additive siamo riusciti ad utilizzare thruster monolitici, quindi una parte soltanto, con anche scambiatori termici embedded all'interno della struttura. Veramente per noi è una rivoluzione da questo punto di vista. Un esempio, adesso andando verso, passando dalla ricerca alle applicazioni, Vega E, l'evoluzione del lanciatore Vega, volerà con l'upper stage a metano e ossigeno, e verrà realizzato due parti, l'injector head e la combustion chamber, verranno realizzate in Inconel con additive manufacturing, quindi parte non soltanto propulsiva ma anche primaria, fondamentale, e qui vedete i test realizzati da poco da Avio con grande successo su un diciamo small scale component, che però è stato verificato, ci ha permesso di imparare, così si può dire, a verificare parti di questo tipo per poi essere pronti per quando le faremo su quelli di Vega E che volerà nel prossimo futuro. Vi ho fatto un esempio di parti intricate, complesse, piccole, adesso parliamo di parti molto grandi. Vi dicevo, per noi lo spettro è, diciamo, dal piccolo al grande. Qui c'è un esempio, questo è il futuro dell'esplorazione spaziale da un punto di vista scientifico, è la missione Atena che guarderà i buchi neri, in particolare anche allo scontro di due buchi neri, probabilmente uno degli eventi più energetici dell'universo. Per far questo ha bisogno di un grandissimo telescopio. Il telescopio è adesso in trade-off, potrebbe essere realizzato in additive manufacturing, e qui vedete la realizzazione del dimostratore di 3 metri,
che sarà realizzato in titanio, è realizzato in titanio e viene fatto da un robot, allora additive manufacturing, WAM technology, quindi wire arc additive manufacturing, combinato con il milling direttamente, quindi la parte che riuscite a produrre è conclusiva, è finale, in più raffreddato con CO2, in modo da avere la più alta performance anche del milling. Tutte queste sono attività ancora nell'ambiente di ricerca, però il mio grande messaggio oggi è che l'additive sta uscendo finalmente dall'ambiente R&D, almeno nello spazio, ed entra trionfalmente, devo dire, nella parte programma, quindi nelle parti missioni. Queste sono le missioni che attualmente o voleranno o stanno già volando l'additive manufacturing. Ariane 5 vola già l'additive manufacturing, non è listata qua, però è un razzo molto famoso dell'Agenzia Spaziale Europea. Ariane 6 volerà additive manufacturing in ambiente propulsivo. Vega C, stessa cosa, anche in campo strutturale. MTG, Sentinella 4, Quantum, JUICE, Electra, sono tutte missioni che voleranno parti secondarie e primarie realizzate in additive manufacturing. Bene. Se noi allora pensiamo che ormai stiamo volando l'additive, siamo pronti a volare l'additive, dobbiamo anche pensare a mantenere la tecnologia controllata ma anche compresa. E quindi abbiamo realizzato, sempre per l'idea di centralizzare le cose invece che separarle, abbiamo realizzato, ci siamo detti, invece di avere tanti contributi esterni frammentati, volevamo avere quello che noi chiamiamo l'ESA Additive Manufacturing Benchmarking Center. Sia chiaro, qui noi non facciamo concorrenza alle aziende, tutt'altro. Cerchiamo di chiarire i punti fondamentali che la tecnologia lascia ancora aperti, e ve ne farò un paio di esempi, in modo da permettere di acquisire e mantenere la conoscenza su questi, diciamo così, problemi standard dell'additive, per poi metterli a disposizione di tutta l'industria europea. In questo centro realizziamo una newsletter trimestrale che è a disposizione di tutti voi, chiunque può avere accesso. Sono molto felice di informarvi che abbiamo aperto un nuovo centro, esattamente dello stesso tipo, Italy for Additive Manufacturing in Space, che è guidato dal Politecnico di Milano, la bravissima professoressa Colosimo, e che conta collaborazioni di eccellenza, cioè un consorzio di eccellenza, c'è Prima Industria, c'è Leonardo, c'è Avio, c'è la Fondazione Amaldi e c'è il Politecnico di Torino. Ancora, questo è un Additive Manufacturing Center of Excellence dove noi cerchiamo di chiarire i problemi fondamentali. Vi faccio un esempio. Per noi, da un punto di vista strutturale, se pensiamo all'additive in strutture primarie, dobbiamo avere metodologie di test, naturalmente, di verifica da un punto di vista fisico, ma anche di predizione della vita fatica dei componenti. Siamo in ambiente damage tolerant, cioè dobbiamo garantire la damage tolerance delle nostre parti, in particolare quelle strutturali. So che lo stesso avviene in aviazione, naturalmente, probabilmente anche in campo medico, Abbiamo perso. Questo giro. Voi ce l'avete in connessione? Ecco, l'abbiamo perso. Adesso dateci il tempo di ricollegarci a Tommaso. Intanto direi, se qualcuno vuol pensare a qualche domanda da fare a Tommaso, così quando torna da noi sarete pronti, direi che ci sta portando in un mondo veramente incredibile. Quindi siamo partiti da usare l'additive per costruire oggetti che volano con tutte le difficoltà, quindi direi un ambiente ancora più difficile forse rispetto a quello che abbiamo visto finora, e tra un po' ci porterà veramente nello spazio. Quindi direi che veramente stiamo facendo un percorso. Valeria, mi sentite? Eccolo, sei tornato. Grazie Tommaso. Ti avevamo perso. Oh, grazie a voi, scusatemi. Vedete lo schermo? Sì, eh? Sì. Io mi scuso di questi problemi tecnici. E Valeria, ho ancora qualche minuto? Sì, sì, certo. Allora, dicevo, dove mi avete perso? Parlavo di ProFace. Sì, esatto, eravamo qui, questa slide. Ok, qui dicevo che noi siamo in ambiente fatica e damage tolerance, quindi per applicazioni strutturali primarie dobbiamo dimostrare la damage tolerance delle nostre parti. Per non, diciamo, danneggiare troppo l'additive con un approccio deterministico, che è quello che si fa finora nelle tecnologie tradizionali,
assessment probabilistico. Quindi abbiamo sviluppato insieme al Politecnico di Milano e insieme al nostro centro di eccellenza di MTC, quindi a Coventry in Inghilterra, ProFace, che è un software per fare previsione della vita fatica di componenti additive in maniera probabilistica, cioè tiene conto del fatto che l'additive ha una variabilità di porosità non soltanto di dimensioni ma anche di posizione, e fa un assessment alla vita, alla probabilità di failure di quel componente, tenendo conto della probabilità di quel difetto in quella posizione. Quindi è un software estremamente potente che adesso lo stiamo mettendo, diciamo così, baseline per tutte le caratterizzazioni strutturali dei componenti spaziali. Ora, da un punto di vista strutturale, questo è quello che ci serve, ma da un punto di vista, ad esempio, delle polveri, vi dicevo, dobbiamo anche essere in grado di controllare le polveri. Quindi vi do due esempi delle attività che stiamo svolgendo. Per controllare le polveri abbiamo fatto, e questo lo abbiamo realizzato con i nostri benchmarking centers, una sorta di mapping di tutti i produttori di polveri europei, e abbiamo fatto un round robin exercise, cioè abbiamo preso tutte le polveri, tutti i materiali che loro producono, stessi parametri, stessi provini, e abbiamo sottoposto questi provini agli stessi test, in modo da avere un'idea della qualità e della riproducibilità delle polveri dei differenti suppliers in Europa. L'obiettivo poi, e lo abbiamo adesso realizzato, è quello di definire uno standard, un procurement standard, per avere sempre space grade powder quality dai nostri produttori di polvere, in modo che ci capiamo dall'inizio che tipo di qualità noi, che lo utilizziamo per lo spazio, vogliamo, e che abbiamo entrambi uno standard con il quale possiamo dimostrare che raggiungiamo sempre quella qualità. Parlando di standard, abbiamo appena pubblicato il primo ICSS, cioè standard spaziale per l'additive manufacturing. Siamo molto soddisfatti di questo, ha partecipato tutta l'Europa, ed è uno standard che finalmente ci dà un'ulteriore opportunità per l'additive di take up market, diciamo così, cioè di avere una baseline chiara verso la quale qualificare per lo spazio attraverso lo standard. Qui vi faccio semplicemente vedere alcuni dei grandi collaboratori nostri, tutto in additive, cioè tutte queste aziende che vedete qui lavorano con noi nell'additive manufacturing. E qual è il futuro dell'additive per noi? Allora, noi abbiamo realizzato un programma che si chiama Advanced Manufacturing, che ha avuto molto successo. Abbiamo già investito in tutta Europa più di 60 milioni di euro. Con quale obiettivo? L'advanced manufacturing ha l'obiettivo di, diciamo così, monitorare il landscape tecnologico europeo, identificare negli ambienti non spaziali, quindi ad esempio l'automotive, l'aeronautico, tecnologie vincenti e implementarle nell'ambiente spaziale, qualificarle per lo spazio e poi reimmetterle in questi ambienti industriali di cui parlavo prima, che sono molto più larghi. E che cosa ci permettono queste tecnologie? Cioè, come definiamo un advanced manufacturing process? Beh, è quello che ci permette di acquisire design freedom, performance improvement, cost reduction and lead time reduction, dal concetto alla manifattura. Se pensate all'additive, lui naturalmente risponde a tutti questi requisiti. E infatti è proprio qui il futuro, secondo noi, dell'additive. L'attuale compendium che è disponibile per tutti voi, e tutti voi produttori potete partecipare, potete avere accesso a questi fondi. Se volete sapere come, chiamatemi, mandatemi un'email e vi lo spiego nel dettaglio. Perché l'additive adesso, cioè qual è secondo noi il futuro dell'additive? Sarà sempre di più, e ripeto, parlo dello spazio, non voglio imporre questo a nessuno, però la digitalizzazione. Per noi la digitalizzazione, adesso stiamo investendo molto nella digitalizzazione, digitalizzazione che si traduce in acquisizione dei dati, quindi sensorizzazione durante la produzione. Questa è un'opportunità straordinaria che l'additive ci permette. Grazie all'artificial intelligence possiamo quindi manipolare questi dati. Possiamo creare da un lato machine learning, ma dall'altro anche un virtual twin estremamente accurato. Quindi, ne sentivo parlare prima a proposito del test, Dallara mi pare che ne parlasse. Se è vero che prima la piramide di test era puramente fisica, il nostro obiettivo è quello di realizzare un virtual twin talmente accurato che ci permetta di non arrivare certamente ad una virtual pyramid, test pyramid, questo per noi non è credibile, ma
ibridizzare la test pyramid e avere elementi fisici rimpiazzati da elementi virtuali sempre di più. Quindi ridurre i costi che il test fisico ci impone, sostituendoli con un digital twin, un virtual twin estremamente accurato, che ci permette quindi di compensare nell'ambiente virtuale molti degli aspetti che altrimenti avremmo dovuto testare fisicamente. Naturalmente tutto questo richiede qualifiche e standardizzazione, e l'Advanced Manufacturing Program guarda anche proprio a questo. Qui, giusto per darvi un'idea, vi dico dove trovate l'Advanced Manufacturing Program Compendium, chiunque può avere accesso, e nell'Additive siamo molto interessati, oltre che alla parte digitalizzazione, anche alla parte graded materials, per noi sta diventando sempre più importante, joining of additive manufacturing, cioè una volta che io ho realizzato l'additive, lo devo far parlare ad altri processi di manifattura, come ad esempio joining. Voglio anche avere la funzionalizzazione sempre di più dell'additive. Il nostro obiettivo, forse un po' un sogno, ma ne parlo degli esperti, quindi mi aspetto anche da voi un feedback, sarebbe quello dello zoning, cioè avere una struttura che sia zonata, diciamo così, cioè grazie alle caratteristiche che l'additive ci offre, avere proprietà meccaniche di un certo tipo dove servono quelle proprietà meccaniche nella struttura e altre proprietà in altre parti dove servono di più. Questo è quello che noi chiamiamo lo zoning e ci stiamo lavorando per riuscire ad ottenerlo in strutture volanti. Vogliamo sviluppare leghe specifiche per l'additive, vogliamo creare soluzioni di repair per l'additive, guardare al powder recycling, non possiamo starne fuori. Abbiamo sempre pensato che noi, abbiamo sempre fatto un po' i difficili, cioè abbiamo sempre detto ah no, recycling of powders non ne vogliamo sapere, invece adesso se vogliamo guardare all'economia anche del processo dobbiamo pensare al powder recycling, però con gli occhi ben aperti. E poi tecnologie di finitura superficiale per parti molto complesse, questo è quello che per noi adesso nell'additive è estremamente importante. Vi lascio semplicemente con una visione verso, diciamo, l'altra dimensione che nello spazio l'additive ci offre, e cioè l'utilizzo dell'additive manufacturing on orbit. Per quale motivo? Prima di tutto repairs, e qui per la prima volta vi presento la prima stampante 3D metallica per la Stazione Spaziale Internazionale, verrà lanciata molto probabilmente a fine di quest'anno, quindi ci stiamo avvicinando, e lì l'obiettivo è molto interessante, vogliamo realizzare provini con la stessa macchina sulla Terra, stesse parametri, stesso materiale, stessa macchina, stesse geometrie di provino, poi lanciare quella macchina, quindi con requisiti compatibili con la ISS, con la stazione spaziale, e produrre esattamente gli stessi provini, con gli stessi parametri, stesso materiale, eccetera, eccetera, in orbita. Poi entrambi i gruppi di provini verranno mandati al laboratorio che dirigo e vedremo direttamente che cosa ci, diciamo, impone o che cosa riduce nella qualità l'ambiente spaziale. Questo ci serve moltissimo perché le stampanti 3D le dovremmo utilizzare per le missioni di lunga durata, sia esplorative, quindi la Luna e poi Marte, e anche di permanenza. Per la permanenza dobbiamo pensare anche alla medicina rigenerativa. Qui vi faccio vedere, stiamo sviluppando anche qui un unicum, cioè per la prima volta un bioprinter per la Stazione Spaziale Internazionale. Qui vedete il primo osso umano e la prima pelle umana stampata 3D con cellule staminali. Questi due elementi sono nel mio ufficio in questo momento, quindi per applicazioni spaziali. La stampa bioprinting è stato dell'arte per applicazione terrestre, noi la stiamo sviluppando per applicazioni spaziali, cioè la rendiamo piccola, leggera, trasportabile, compatibile con l'ambiente chiuso della ISS, e vogliamo avere un bioprinter sulla stazione spaziale. Con quale idea? Beh, quella di realizzare tessuti, ad esempio con le cellule staminali di, dico un nome, non sarà poi lei, ma giusto per darvi un'idea, Samantha Cristoforetti, per fare cosa? Riprodurre un suo tessuto nello spazio ed esporlo a, diciamo così, una missione molto più lunga di quella che Samantha volerà, in modo da vedere quali sono gli effetti dello spazio, quindi assenza di gravità, radiazioni, sui tessuti proprio di quell'astronauta specifico, e sviluppare medicine proprio per curare quel suo tessuto contro quell'esposizione all'ambiente spaziale. Naturalmente sto parlando di una visione a lungo termine, però per questo la stiamo sviluppando. E poi l'additive naturalmente ci permette di realizzare additive manufacturing on planet, perciò non soltanto blocchi e strutture di base lunare, ma anche riciclo continuo, quindi vogliamo riutilizzare tutte le parti che non si utilizzano più, i lander per esempio, e
estrarre polimeri e metalli dai lander e con stampanti 3D ritrasformarli in forme e equipaggiamenti utili per quella fase di missione. Tutto questo sta avvenendo già adesso, abbiamo studi in corso. Uno di questi è, ad esempio, estrarre alluminio, titanio, ferro e silicio dalla regolite lunare, che ne è ricca, produrre ossigeno per gli astronauti che si insedieranno sulla Luna e con quegli elementi fare additive manufacturing. Lo stiamo già facendo, abbiamo usato additive manufacturing su elementi estratti dalla regolite lunare, cioè alluminio, titanio, ferro, eccetera, e funziona. Naturalmente dobbiamo considerare che le proprietà meccaniche diminuiscono, ma non c'è problema, si ingegnerizzerà considerando proprietà meccaniche inferiori. Scusate se sono andato molto lungo, vi ringrazio per la vostra attenzione e rimango a vostra disposizione per le domande. Grazie. Grazie Tommaso. Guarda, è un peccato che tu non possa vedere gli occhi del pubblico come guardavano le slide. Tutti assolutamente direi incantati, ci hai portato veramente nel futuro toccando tantissimi aspetti, quindi direi che tutti, da chi produce polveri, macchine stampanti, chi utilizza la tecnologia, chi fa il distributed manufacturing, i software, veramente hai riempito, diciamo, le nostre teste di informazioni e di idee meravigliose, quindi grazie davvero per quello che fate e per, insomma, la spinta che date a tutti quanti, perché alla fine siete grazie voi a poi voi per l'attenzione e scusatemi ancora, sono andato davvero molto lungo, scusate. No, guarda, io direi che rubiamo almeno un minuto ancora per vedere se c'è qualche domanda dal pubblico. Ti dico, al momento sono tutti veramente un po' appannati ma entusiasti. Io chiamerei la mia amica Tiziana dalla WASP, perché sicuramente lei ha qualcosa da dirti. Tu conosci WASP, è un'azienda che certo costruisce case, vediamo un po' cosa ne pensa quando si pensa alle case del futuro, magari appunto sulla Luna come ci hai raccontato tu. Grazie Tiziana. Grazie, buonasera a tutti. Allora, Ghedini, ben trovato, non ci conosciamo, dove lo vedo? Ah, lo vedo qua anche, ok. Vi allora conosco molto bene, l'azienda la conosco molto bene, vi faccio i complimenti. Grazie, grazie. Allora, noi, almeno nella visione, nello spirito di Massimo Moretti, più che andare su altri pianeti, vorremmo cercare di abitare meglio il nostro. Quindi lo sforzo che noi facciamo quotidianamente nella ricerca è quello di cercare di costruire in 3D dei moduli abitativi per l'essere umano, anche in condizioni estreme, però con materiali naturali, quindi decisamente sostenibili e che possono garantire al nostro pianeta una maggiore vivibilità. Quindi mi trovo un po' in difficoltà in questo momento a chiederle delle cose che noi nel nostro ambito di ricerca non sviluppiamo, perché il nostro obiettivo non è quello di andare su altri pianeti, ma di vivere meglio nel nostro. Però una domanda mi viene da fare, soprattutto per quanto riguarda la capacità e la possibilità di autocurarsi quando si è in missione. Cioè, la stampante 3D che cosa effettivamente può fare? Cioè, può produrre dell'epidermite, può produrre... Sì. Ok. Allora, grazie. È un'ottima domanda. Intanto mi permetto di tornare un momento a quello che ha detto prima e, rispetto alla costruzione. Io conosco bene la vostra azienda, l'ho incontrata anche al Politecnico di Bari, dove abbiamo fatto un incontro su come costruire in altri pianeti, e voi invece avete presentato molto bene come costruire sul nostro pianeta, in aree dove magari costruire è più difficile, ad esempio in Africa, oppure dove c'è più difficoltà, e portando anche esempi molto belli, case della Sardegna che vengono costruite con la terra direttamente lì, quindi io l'ho trovato straordinario, un utilizzo sostenibile delle materie prime, che è esattamente quello che facciamo in un altro pianeta. Noi utilizziamo le risorse che sono già lì e ci auguriamo che queste tecnologie possano poi essere utilizzate come voi ben fate sulla Terra. Quello che invece volevo dire è che però facciamo questo non perché diamo la Terra per spacciata, questo ci tengo a dirlo, lo facciamo perché andando su altri pianeti apprezziamo ancora meglio la bellezza del vivere sul nostro e comprendiamo cosa è successo in altri pianeti, come ad esempio Marte, che è invecchiato rapidamente, e lo evitiamo quassù. Per tornare alla domanda del bioprinting, quando abbiamo cominciato ad occuparci di bioprinting, io ho
realizzato un contratto nel quale ho fatto una domanda molto precisa a un working group di esperti europei del bioprinting terrestre e ho chiesto, primo, ne abbiamo bisogno nello spazio? Cioè non è che dobbiamo a tutti i costi portarcelo dietro perché è cool dire abbiamo la stampante bioprinting, possiamo fare queste cose. Quindi la mia domanda era, è necessario? Se sì, quando? E se sì, dove? E per quale applicazione? Vengo alla risposta che forse le interessa. Il bioprinting non sarà utilizzato sempre. Per esempio, averlo sulla Stazione Spaziale Internazionale, come dicevo prima, ci serve solo per motivi di ricerca, non per riparare o rigenerare gli astronauti. Se succede qualcosa sulla stazione o sulla Luna, sono ad una distanza tale che li mettiamo in sicurezza, li portiamo sulla Terra e verranno trattati in un ospedale terrestre. Dalla stazione possiamo portare qualsiasi astronauta in qualsiasi ospedale del mondo in 20 ore. Quindi non c'è bisogno di medicina rigenerativa. Parlando invece di Marte, lo scenario cambia completamente, perché lì ci sono 2 anni di volo, più o meno, più 6 mesi di permanenza, quindi diciamo 3 anni di missione. I primi astronauti verranno selezionati naturalmente in base alla loro condizione fisica, quindi la perfetta salute fisica, però possiamo immaginarci in uno scenario del genere un incendio a bordo, quindi con danno alla pelle, oppure frattura, consideri che le ossa verranno molto infragilite dall'assenza di gravità. Quindi ecco che è per questo che nella presentazione voi vedete pelle e ossa. Perché? Perché di tutte le tecnologie terrestri del bioprinting, quelle sono considerate ad altissima priorità per le prime missioni spaziali per Marte, perché dobbiamo essere realistici, non potremo fare degli interventi chirurgici sofisticati. Quindi potremo fare medicina rigenerativa nelle 2 emergenze primarie, che saranno pelle, danneggiamento della pelle da incendio o rottura ossea, con quindi medicina rigenerativa che sarà una sorta di patch esterno e quindi con nel modo meno invasivo possibile. Da lì in poi, quando avremo insediamenti più stabili, potremo pensare di trapianti di organi, ma questo si parla di decine di anni da adesso e se decideremo di stabilirci su Marte. Bene, grazie anche a Tiziana, grazie Tommaso. Vediamo se c'è qualche altra domanda dal pubblico. Vedo una mano alzata. Mandy, vuoi? Guarda, arriva il microfono. Intanto ti anticipo che Mandy è venuta apposta dalla Danimarca qui per ascoltarti, Tommaso, e per partecipare a Women in 3D Printing. Salve. Di là. Tu. Qui? Ok. Guardi la telecamera. Io volevo domandare riguardo al stampaggio di cibo. Si è sentito recentemente sempre più stampare ad esempio bistecche, se è anche un argomento che state ricercando per lo spazio. Sì, sì, proprio adesso abbiamo appena cominciato un research fellowship su questo, e cioè meat printing, quindi stampa di carne nella Stazione Spaziale Internazionale. Per quale motivo? Sempre per lo stesso motivo, cioè avremo un problema di alimentazione per le missioni a lunga durata, lo stampaggio di carne coltivata è per noi molto interessante e anche lì ci siamo chiesti se era necessario oppure no. Consideri che è stato già stampato sulla Stazione Spaziale Internazionale una bistecca con cellule staminali di una mucca e poi stampata 3D, perché per noi è estremamente interessante? Prima di tutto perché non possiamo portarci le mucche ovviamente mentre facciamo una missione di questo tipo per motivi di spazio. Secondariamente la carne però mangiata, voi dovete pensare che per un astronauta che vivrà per 3 anni lontano dalla Terra, il cibo non è più un elemento puramente tecnico, cioè di fornire al corpo le energie di cui ha bisogno, ma diventa un aspetto conviviale, cioè ha una forte valenza psicologica. Quindi la preparazione, il sedersi attorno a un tavolo e cucinare qualcosa dà un forte senso di umanità. Quindi per noi è molto importante questa dimensione e la stampante 3D
diventa l'elemento enabling del riuscire a realizzare una bistecca, ad esempio, che altrimenti loro non potrebbero gustare. Lo abbiamo già fatto sulla stazione spaziale e l'idea qui è di avere un reattore comune, quindi il reattore che produce le cellule per la bistecca può essere lo stesso reattore che produce le cellule per riprodurre la pelle, ad esempio. So che farò sorridere qualcuno, però noi dobbiamo cercare di ottimizzare e guardate che lo stiamo studiando, non è una così un'idea. Quindi l'idea è proprio quella di avere un reattore che genera e riproduce le cellule staminali che siano o per le applicazioni di medicina rigenerativa oppure per applicazioni di alimentazione. Sulla Terra il produrre una bistecca è importantissimo perché permette intanto di non uccidere gli animali, secondo riduce immensamente l'impatto della produzione di CO2 perché gli allevamenti bovini sono dei grandi contribuenti alla produzione di CO2, quindi è una tecnologia estremamente interessante anche sulla Terra. Scusate, lunghissima risposta, spero di aver esaurito l'argomento. Bene, no, benissimo, vedo ancora un'altra domanda. Livia, anche lei è una Women 3D Printing venuta apposta da UK per ascoltarti. Sì, si sente. Grazie mille innanzitutto, buonasera a tutti e grazie alla presentazione. La domanda veramente è un po' simile a quella precedente. Io sto ricercando di costruire in 3D il materiale, il suolo artificiale. Quindi sto usando materiali che sono fitocompatibili, cioè che sono compatibili per la crescita delle piante, però al momento... Scusi, non ho capito, artificiale, prima di artificiale, sì, che cosa materiale? Suolo, quindi suolo artificiale. Terreno, esatto, per la crescita di piante. Io mi chiedevo, ma nello spazio, anche collegandosi alla domanda di prima, cioè state cercando di ricreare queste condizioni? O sì, sì, mi fa molto piacere sapere che lei lavora su questo tema perché per noi è molto importante. Cioè dovrà pensare che per gli insediamenti umani, allora intanto una missione per Marte ad esempio dovrà essere il più possibile autosufficiente, quindi non possiamo pensare di dare tutto il cibo di cui avranno bisogno, né possiamo pensare di rifornirli di cibo, quindi dovranno produrlo loro. Per produrlo, e anche qui la Stazione Spaziale Internazionale diventa un ottimo campo di prova, perché per la prima volta abbiamo realizzato la prima insalata romana cresciuta nello spazio, coltivata utilizzando soltanto luce artificiale, e qui vengo alla sua ricerca, vogliamo realizzare le prossime, diciamo così, coltivazioni su suolo lunare e marziano, perché non potremmo portarci il suolo, dovremmo trovare quello che è sul pianeta e quindi dovremmo capire qual è la capacità di questi suoli di crescere, di nutrire e se non ne hanno, quali sono gli elementi, come immagino nella sua ricerca, necessari per renderli produttivi. Quindi per noi è un aspetto cruciale se vogliamo davvero pensare a missioni di questo tipo stabili. Ok, grazie. Vedo un'altra domanda da Andrea, velocissimo. Tommaso, noi non ti lasceremo mai andare, però... No, ma io sono qua per voi, con grande piacere. Buonasera, Tommaso, Andrea Cantarutti, AlphaStar. Buonasera. Diciamo, la domanda è un pochino più ingegneristica in questo caso, nel senso che mentre nel processo cutting, diciamo così, il processo abituale, sappiamo da dove partiamo, qual è il materiale da cui partiamo, dobbiamo solo, diciamo, e toglierlo, eliminarlo, nel processo additive, che è il processo all'incontrario, vado ad aggiungere dei grani e ho un processo che di volta in volta può essere diverso sui parametri, sulla macchina, eccetera. Quindi in questo momento rimane il dubbio, diciamo così, di cosa io produco alla fine come materiale. Su questo tema ho visto che vi state già occupando per la parte, diciamo, di on situ monitoring, diciamo a posteriori, per correggere eventualmente i parametri della macchina, ma cosa state facendo per la parte, diciamo, di prevedere prima come il materiale si aggrega o qual è il contenuto finale di proprietà e quindi di caratteristiche del materiale? Sì, allora Andrea, grazie. No, ottima domanda, grazie. Noi stiamo lavorando molto proprio su questo aspetto. Cioè, quello che noi vogliamo fare è comprendere... Allora, il mio sogno più nascosto è quello di riuscire a combinare dall'inizio, cioè a comprendere dall'inizio, mentre la macchina produce, che cosa sta producendo, ed essere la macchina in grado di anticipare le proprietà meccaniche del pezzo che produrrà
per poi decidere in autonomia, e qui entra il machine learning aspect, per decidere in autonomia se riparare, se fare NDI locale dove crede o di aver sbagliato o comunque segnala all'operatore, guarda che qua non sono troppo sicuro, vai a vedere, oppure fare attraverso ProFace quel calcolo probabilistico e dire, ma io comunque anche con questo difetto sto al di sotto della probabilità di failure che il mio ingegnere designer mi ha dato e quindi non dico niente, continuo a produrre perché sto nei parametri. Questo ancora non ci siamo, eh? Cioè questo per me sarebbe un holistic approach che l'additive permette, nella mia opinione. Per arrivarci stiamo mettendo insieme tutti i vari building blocks, cioè sulla parte in situ monitoring abbiamo dei lavori insieme al Politecnico di Milano, sempre con la professoressa Colosimo, per vedere quale è la proprietà del depositato. Insieme alla professoressa Colosimo lavoriamo con a Oxford, a Harwell, con il Synchrotron, per fare in situ monitoring mentre la macchina sta depositando. Noi attraversiamo con il BIM. Tutto questo per avere la capacità di modellizzazione il più accurato possibile, per arrivare proprio a quel famoso digital twin che ci permette poi di avere le proprietà meccaniche più possibile accurate, con la quale poi fare il probabilistic approach che ProFace ci permette. Quello che stiamo facendo, Andrea, adesso è mettere insieme, creare tutti questi building block e poi vorremmo combinarli tutti in una sorta di holistic approach. Vedremo quanto sognatore è. Rimaniamo adesso molto coi piedi per terra, cioè le parti che verranno, che volano con i nostri prodotti, con le nostre missioni, vengono qualificate old fashion, cioè abbiamo grande quantità di provini in qualifica, in verifica, che accompagnano witness samples. Perciò per adesso siamo molto sulla parte verifica post production. L'ideale nostro è quello di ridurre quella parte e aumentare l'in situ understanding. Scusa, spero di aver risposto, ho parlato molto. Sì, va bene. Bene, grazie. E lascio un commento a Nicole che voleva dirci un po' il suo pensiero. Sì, volevo ringraziarla perché veramente mi ha fatto venire la voglia di tornare nel laboratorio, tornare a fare la ricerca, a rivivere questa esperienza. Perché noi cerchiamo molti in questo periodo, quindi le posizioni sono aperte. Complimenti, veramente, è veramente interessante. Bene, grazie Tommaso, ma soprattutto sei anche uno scrittore. Perché io direi concludiamo dicendo che Tommaso ha appena pubblicato il suo libro e quando potremo vederlo? Quando lo presenti in Italia prossimamente? Adesso sarò alla Fiera del Libro di Torino a metà di ottobre, poi al Festival della Scienza di Genova la settimana dopo, Novi Ligure, il Festival della Scienza e quindi molte occasioni poi a seguire per incontrarti e far ovviamente autografare il libro. Ma il libro con piacere. Di Tommaso. Bene, con grazie piacere. Tommaso, grazie davvero. Grazie a voi. È stato meraviglioso averti qui. E complimenti per quello che fate, davvero, è straordinario. Avrei voluto essere lì con voi. Grazie, allora concludiamo. Grazie Valeria, grazie a tutti. Grazie a te, concludiamo il nostro evento e prima di tutto vorrei ringraziare gli sponsor che hanno permesso questa splendida giornata e poi ci offriranno anche un aperitivo. Quindi partiamo da Link3D che è il nostro gold sponsor. Un applauso per Link3D, grazie. E poi abbiamo AlphaStar, Mimete, Tenova, Lima, EOS, Overmac e 3D System. Grazie a tutti quanti. Concludiamo con un piccolo omaggio per le nostre signore. Ce n'è una anche per Tommaso, non so se ci sente ancora, te lo spediremo Tommaso. E ringraziamo Ilaria che ha creato questi oggetti. Prego signore, se volete distribuire quello per Serena. E facciamo anche un applauso a Serena Marzatico per essere stata qua con noi. Paola Carlo Rosi. E Nicole Esposito. E anche per me.
Oh, questo mi coglio impreparata, Elena. Grazie, grazie davvero. Allora, se volete passare dal nostro stand, c'è un piccolo gadget che aspetta tutti gli ospiti e poi un piccolo rinfresco al piano di sopra. Grazie a tutti, grazie per la partecipazione. Grazie.